tre desideri. Accipigna, che disordine! Ah. Ehi, ciao amico, sei arrivato adesso? Guarda, io non so da che parte cominciare a rimettere a posto la casa. No, non è passato un tornado, è che ieri sera ho invitato gli gnomi a casa mia ed abbiamo fatto festa fino a tarda notte. E allora mi hanno insegnato una nuova danza gnoma e per ballarla abbiamo spostato tutti i mobili. Poi abbiamo mangiato una torta di nonna vaniglia, insomma. Guarda che confusione. E io devo rimettere tutto a posto da solo e sono in ritardo perché devo aprire il chiosco. A te non capita mai di giocare con i tuoi amici e alla fine lasciare tutti i giochi in giro sparsi per la casa? Sì, vero? E alla fine la mamma ti ricorda sempre di rimetterli a posto nel cestone. Costa fatica a rimettere a posto, vero? Magari si rimettessero le cose a posto da sole. Ma con i magari non si risolve nulla, eh? Eh no, lo dice anche la filastrocca. Una filastrocca che ricorda che le cose non si fanno da sole. Magari io avessi, magari accadesse, magari potessi, magari volesse. Coi frutti maturi, nei giorni solari, arriva l'estate dei nostri magari. Potessi realizzare i desideri come genio Buzzazà. Lui con un Darashiri, giri, giri, rimette a posto tutta la sua casa. Già, la casa che ha dentro al vaso. Ma io non sono un genio, ma un folletto di chiosco. E quindi devo rimettere tutto a posto da solo. Sì, ma dopo, perché adesso devo proprio aprire il chiosco. Ci vediamo dopo, amico. Ciao. Abboccano o non abboccano? Abboccano, abboccano. Anzi, adesso arriva un bel pescione grosso, grosso, enorme, sì. Una balena che ha risalito tutto il ruscelletto pensando di essere un salmone. Sì, già, fammi vedere un po' qua. Ecco che cosa c'è. Ecco. Oh, mamma lupa! E non c'è niente! Oh, guarda, questi pesci non solo non abboccano, ma mi hanno mangiato anche tutta l'esca! Sì, sai cosa faccio? Che io appoggio questa qui, ecco, e mi riposo! Sì. Anche perché com'è che si dice? Chi dorme non piglia pesci. Io tanto non li prendo nemmeno da sveglio. Vabbè, dai, cerchiamo una bella pietra per fare, ecco, un sonnellino, sì. Questa qui va benissimo e che... Cosa c'è qua? Ma guarda! Ma è il gilet di Genio Bu! Sì! E c'è anche una busta! Per Lupo Lucio! Ma chissà che strano! Sapevo di trovarti qui, vecchio mio! Vecchio mio, vabbè, insomma. Eccoti il mio gilet da indossare nei giorni di festa! Il tuo amico Abu Zazà! Vabbè, come genio è simpatico! Come regalo fa schifo, ma se hai mai visto un lupo che si mette un gilet tutto lavorato così? Avrei preferito, che ne so, ecco, dei salami, delle salsicce, ma vabbè, però è un regalo. Proviamolo, proviamolo. Oh, ma cosa ci fa Lupo Lucio col gilet di Genio Bu? Per tutte le corone del regno? Non lo avrà mica aggredito? È imprigionato? Meglio non farsi vedere. Sì, ma guarda te, Abu Lupo Lucio, sì, chissà come mi sta, ma vabbè, vabbè, certo che, insomma, bah, non è un bel regalo, però, vabbè, diciamo, certo che questo genio sale in zucca ne ha proprio poco, vabbè. Sale? Sale? Ha detto sale? Allora forse se lo è pappato davvero? Devo assolutamente raggiungere il chiosco di Milo, meglio passare per il bosco. Non vorrei che quel predatore famelico mi vedesse, e allora sarei perduta. Andate via, brutte appoggiole, che voglio pappeggiarmi il vostro mielocciolo. Accidentaccio. Ma questo è il vasozzolo
di ingegno a bu. Eh sì. Ingegno! Ingegno! Vieni ad aiutarmi a caccheggiare le aponzole, che devo predeggiarmi il mielonzolo. Non c'è nessuno in casa. Ma controlliamo. Ma c'è uno sbaglietto. Tutto arrotolato. Caro Orco Rubio, ho lasciato il mio vaso vicino al favo delle api per te, sapendo benissimo che uso ne farai. Tuo amico Genio Abu. Beh, l'ingegno qualche volta ne zecca una, sì. E beh, il badozzolo mi sarà utilerrimo per metterci il mielonzolo dentro. Eh sì. Avete sposteggiato il favo per farmi un dispetto, eh? Oh, quello è il vaso di Genio Abu. Allora è vero. Per tutte le ghiande del regno. Oh, povero Genio Abu, che cosa gli avranno fatto quei due bruti? Devo assolutamente correre da Milo. Lui saprà che soluzione trovare. E speriamo che non sia troppo tardi. Ecco qua. Lucido come uno specchio. Sai, Re Quercia, quando mi ha incaricato di fare il folletto bibitiere, mi disse: Folletto Milo, ricorda sempre che ordine è bellezza. Ed io risposi: ai vostri ordini, Sua Maestà. Milo, Milo, oh, se sapessi, è stato terribile. Insomma, non riesco nemmeno a dirlo. Prima ho visto lui che, poi l'altro che, insomma, poi quell'altro che... Oh, è stato tutto orribile. Calmati, principessa Odessa, calmati. Beviti un bicchiere di favolizia e poi raccontami tutto. Non sarà poi così terribile. Oh, no, Milo, è stato tremendo. Dunque, prima ho visto Lupo Lucio che di nascosto dietro un cespuglio tirava fuori il gilet di Genio Abu e lo indossava. Ma è strano, lui non si toglie mai il suo gilet. Appunto, hai visto? È strano, no? Poi ho visto Orco Rubio che portava sotto braccio il vaso di Genio Abu. Io dico, non è che quei due bruti se lo sono poppato, il poverino. Ma no, non oserebbero mai. Su, principessa Odessa, dai. Ma un momento, ma... Ma non è possibile. Vabbè, Milo, uno schifosissimo tiramisù, pertanto qui al chiosco non c'è nient'altro, quindi... Follettolo, un barilotto di buco mele. Hai visto, Milo? Ma che cosa ti dicevo, Niente tiramisù e niente bumbo mele, canaglie. Che cosa avete fatto a Genio Abu? Lupo Lucio, tu hai rubato il suo gilet e lo sei pappato, vero? No, ma dico, Folletto, c'è la testa piena di pigne. Lo sanno tutti che è pericolosissimo mangiare un genio. Poi lo ti guardi, ti fa dare giri, ti si secca la lingua e non dici nemmeno hai. No, figo, me l'ha regalato, lui me l'ha regalato. Come regalo fa schifo, avrei preferito una salsiccia, però. Ma sarà. E tu, Orco Rubio, perché il suo vaso? Hai fatto del male a Genio Abu? No, Folletto, io non ho maleggiato nessuno. Beh, me l'ha regaleggiato lui. C'era un sbaglietto. Ecco, ah sì, è vero, un foglietto ce l'avevo anch'io, guarda. Sapevo di trovarti, vecchio mio. Eccoti il mio gilet. Caro Orco Rubio, ho lasciato il mio vaso vicino al favo delle api, per te. Ma se questi li ha lasciati Genio Abu, lui dov'è? Milo? È una lettera per me. Viene da città laggiù. Ma questo è Genio Abu. È col suo vecchio abito. È insieme a un bambino. Ecco la lettera. Caro Milo, scusami se non ti ho salutato, ma avevo troppa fretta di partire perché, meraviglia delle meraviglie, ho ritrovato il mio padroncino. Per paura di non essere riconosciuto da lui, ho indossato il mio vecchio abito e ho lasciato il mio gilet al Lupo Lucio, come ricordo.
Visto che me l'ha dato lui, scusa, E a Orco Rubio ho regalato il mio vecchio vaso. Hai visto, follettolo malfidoso? Io, per non perdere più il mio padroncino, mi sono fatto costruire un vaso piccolissimo che lui potrà portare in tasca. Sono tanto felice, ma anche per te c'è un regalo. Ti mando i 3 desideri che spettano ad ogni genio quando ritrova il suo padrone perduto. Se vuoi, li puoi usare per te o regalare ad un amico. Oh, 3 desideri, ma è meraviglioso! Ma come si fa a regalarli? Regalarli è semplice. Nella busta ci sono 3 piccole caramelle colorate. Basta che il destinatario ne mangi una. E il primo desiderio che pronuncerà verrà esaudito. Attenzione però, per realizzare i desideri ci vuole saggezza. Tuo eterno amico, Abu Zazà. Accipigna, Lupo Lucio, scusami se ho dubitato di te. Per farmi perdonare, ecco, tieni. Ti regalerò un desiderio di Genebù. Però, attenzione, il primo desiderio che esprimerai si realizzerà. Ah, un desiderio che sia vera. Vado, io vado, ciao. E Orco Rubio, tieni, un desiderio anche per te. E mi raccomando, esprimi il desiderio giusto. Così sarà un desiderio granderrimo. Vado e svengo. Naturalmente, principessa Odessa, l'ultimo desiderio è per te. Oh, Milo, io ti ringrazio. Io ne ho una montagna di desideri, ma a te non resterà nemmeno un piccolo desiderio. Ma io ho già tutto quello che mi serve, non ti preoccupare. Grazie, allora vado subito. Accipigna. Gianni Abu stava bene qui al Fantabosco, però ogni tanto soffriva di malinconia perché pensava al suo padroncino. Eccoli, adesso si sono ritrovati. Sai una cosa, sono curioso di sapere che desideri esprimeranno quei 3. Andrò a dare un'occhiata. Mamma Lupa, un desiderio, sì, tutto per me. Lupo Lucio, però non desiderare le solite cose, sì. E cosa ne so, per esempio, pollastrelli, sì, maialini, cinghialetti. No, quelli li puoi prendere nelle cucine di Cuoco Basilio. È un osso duro, sì, lo so, ma ce la posso fare, sì. Ah, è tutta la vita che desidero, sì. Certo, che fare un desiderio è una cosa seria, sì. Ah, ecco, che mi caschino le pigne in testa e non ho il desiderio giusto. Aia! Aia! Aia, ma cosa succede? Aia! Ma Milo, perché mi tiri le pigne? Aia! Mio, ma io sono a mani vuote. Tu piuttosto, che desiderio hai espresso? Non ce l'ho fatta esprimere il desiderio perché aia! Non avevo ancora pensato e ho detto che mi caschino le pigne, aia, in testa. Ecco, è iniziato questo inferno. Accipigna, Lupo Lucio. Ah, non dire quella parola, per favore. No, era solo per dire. Cioè, tu con una parola hai creato questo. Non voglio immaginare Orco Rubio. Chissà cosa avrà combinato. Devo correre in suo aiuto. No, aiuta me piuttosto. Aia, aiuto. Oh, che bello. È arrivato il momento di esprimere il mio desiderio. Oh, sono così felice. Dunque, vediamo, devo stare attenta, non posso sprecarlo per delle sciocchezze. Dunque, vediamo. Gli affari e il benessere del regno ci pensa mio padre. Quindi io non mi devo preoccupare. Per il principe Giglio, ne avrei di cose da chiedere. Se penso a ieri sera, al ballo, mi ha detto delle cose così belle che sono così felice che vorrei baciare tutti e tutto. Ma che mi succede? Baci i fiori, le pietre, la borsetta. Oh, sento la voglia di baciare tutto. Oh, Orco Rubio, vieni qui, fatti baciare. Ma che schifozzolo, ma io non voglio essere sbaciucchiato. Ah, Orco Rubio, neanche io voglio. Puzza come una scarpa vecchia. Però adesso tu fai una cosa. Usa il tuo desiderio per togliermi da questo incubo. Te lo scordeggi, principatola, che mi venisse il pepe al naso, non lo userò per te. Ma che cosa avete combinato? Che desideri avete espresso? Oh, Milo, lasciati baciare. Vedi, io devo aver detto prima, senza accorgermene, che ero così felice che volevo baciare
soltanto detto che mi venisse il pepe alla ciao! Cipollino, ma questi desideri sono una iattura. Vedrò quello che posso fare. Spedirò Pietrino XIX a Genebù sperando che possa fare qualcosa da lontano. Mamma folletta, che guaio. Orco Rubio, lasciati baciare ancora. Puzza come una scarpa vecchia, che schifo. Pussa via, per principatola. Milo, aiuto, fai qualcosa, giuro che non desidererò più niente in vita mia. Milo! Eccomi, arrivo. Accipigna, ma ancora pigne. Zitto, non dire quella parola, che qua è un inferno. Presto, fai qualcosa. Sì, scriverò una lettera a Gianni Blu e gli chiederò di annullare l'incantesimo. Sì, ma fallo subito, in fretta. Lupo, Orco Rubio, non scappare. Fatti baciare. Lupo Lucio, fatti baciare anche te. Ma principessa adesso. Ma fermo, ma guarda, sono un lupo, io mica un peluche. Tieni giù. Ma smettetela, non fate confusione, cerchiamo una soluzione. Ciao, Folletto, fai qualcosa. Sì, Folletto, fai qualcosa, ma prima fatti baciare. Ma principessa, volverò dei messaggi. È una lettera di Gianni Abu. Se sono altri desideri, Milo, strappala subito. Sicuramente. No, siamo salvi, amici. Caro Milo, incautamente ti avevo mandato 3 desideri, ma ripensandoci sono arrivato alla conclusione che chi non sa usarli bene può provocare anche grossi guai. E conoscendo gli amici del Fantabosco, con tutta probabilità questo sarà successo. E che è già diventato anche un indovino, Non posso riprendermi ciò che ho regalato, ma userò il mio desiderio di oggi per sciogliere tutto ciò che potrebbe essere stato desiderato. Nel momento in cui leggerai queste righe, tutto tornerà come prima. Abu Zazà. È finita! Amici, siamo salvi! Evviva! Che meraviglia! Spostati, Orco Rubio, puzzolente! Scostati tu, principattola! Non piovono nemmeno più pigne, Aia! Era una ritardataria. Amici, siamo salvi. Bibite per tutti, offro io. E per fortuna che Gianni Abu ha capito quello che stava succedendo. Sì, e ha annullato 6 desideri. Sì, ma comunque per sicurezza io ti lascio il suo gilet, guarda. Io il suo vasonzolo. Amici, la colpa è vostra. Siete stati voi a non saper usare i desideri di Gianni Abu. Hai ragione, Milo. Noi siamo abituati a desiderare 1000 cose al giorno, ad esprimere alla voce alta 1000 desideri e mille cose. Però quando dobbiamo realizzarne uno ci diventa proprio difficile. Anche se ho baciato questo puzzolente di Orco Rubio e questo predatore di Lupo Lucio, io voglio ringraziare Genio Bu perché è stato molto generoso. Se penso che potevo desiderare un bel cosciottone di cinghiale e l'ho sprecato con le pigne, mi mangerei le mani! Sto scherzando! Lupo Lucio, stai tranquillo, i desideri sono finiti. Amici, secondo me Genio Bu ci sta guardando da città laggiù. Che ne dite di cantarvi una canzone? Basta che non mi faccia tornare la starnutanza. Prepara i desideri, i sogni che inseguivi. Se vuoi diventan veri, se vuoi diventan vivi. Non c'è niente di meglio, ascolta ciò che dico. È grande avere un genio per amico. Genio, caro genio, aiutami a volare. Portami sui mondi, portami sul mare. Va bene, sì, d'accordo, ma un patto, figliolo, magari prima provaci da solo. Prepara le domande, le cose che non sai. Se vuoi senza fatica, tutte le imparerai. Non c'è niente di meglio, ascolta ciò che dico. È grande avere un genio per amico. Genio, caro genio, voglio sapere tutto. Bello perché è bello, brutto perché brutto. Va
bene, sì, d'accordo, però una condizione, magari prima sfoglia un bel librone. Il bello che ha ragione, per questo io ti dico, è proprio bello avere un genio per amico. È proprio bello avere un genio per amico. È proprio grande avere un genio per amico. È proprio bello avere un genio per amico, poter realizzare i desideri. Però sai, è anche bello cercare di realizzarli da soli, già, magari rimboccandosi un po' le maniche. Allora amico, se incontri Genio Abu Zazà a città laggiù, assieme al suo padroncino, strizzagli l'occhio e digli che sei mio amico, va bene? Adesso dobbiamo salutarci. Ma tu torni qui, vero? Ci conto, eh? Allora a presto, amico. Ciao.